Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Oggi sono veramente contenta di presentarvi questo progetto perché ho deciso di creare una canotta un po' diversa dal solito. Chi mi segue sa che io dico che per le canotte, per le maglie, per i top dobbiamo prendere sempre come punto di riferimento il giroseno, che di solito è il punto più largo, diciamo, del nostro busto. Però che cosa succede? Ho pensato che chi si trova ad avere un seno abbondante, ma magari una figura filiforme, molto longilinea, va a finire che poi fa sempre delle canotte dritte, un po' larghette e quindi un po' prive di forme femminili. In realtà ho pensato anche a me, perché anch'io ho questo seno così abbondante. E pur non essendo magrissima, perché sono una buona L, ho un girovita che è piuttosto differente. In realtà vi do un po' di misure per farvi rendere conto semplicemente di quelli che sono i punti di riferimento. Allora, il mio giroseno è 105 centimetri. Ho un girovita di 85 centimetri, quindi questo è il giroseno, girovita. E poi ho il mio 100, che è il mio girofianchi. Quindi, quando vado a fare una canottina tutta dritta di 105, diciamo che un po' sulla vita mi balla, è comoda, ma non è sempre quello che uno desidera, diciamo la verità. Allora, ho pensato di creare una canotta che permetta, che sia comoda, e diciamo sia elegante, soprattutto anche per chi ha un seno abbondante, senza per questo essere per forza larga, senza forme, squadrata, eccetera. Ed ecco il nostro progetto di oggi. Allora, spero che si riesca a capire un po' come lavoreremo. Allora, la lunghezza totale della canotta, sempre nel caso della L, perché lavoreremo una L, è di circa 60 centimetri. Naturalmente fate le dovute proporzioni nel caso voi abbiate bisogno di una taglia differente, fermo restando sempre il giro manica di 20, e in questo caso ho dato una larghezza al davanti di 44. Allora, che cosa faremo? Faremo un primo pezzo con un punto operato molto semplice e molto carino, che salirà per 20 centimetri. Quindi faremo un rettangolo, ok, 44 per 20. Dopodiché partiremo con questi due pezzi che vi voglio evidenziare, ecco qua, che si incrociano sul davanti. Infatti abbiamo un punto di sovrapposizione del pezzo sinistro e destro di circa 12 centimetri e saliremo per 35, andando poi da un lato a degradare a destra e dall'altro lato a degradare a sinistra. Quindi il progetto è molto semplice. Come dico sempre, permette però un comodo alloggiamento del seno, che salendo un po' più su, verso lo sterno, praticamente non mette troppo in evidenza queste forme, ma è secondo me comunque molto femminile e molto molto sexy. Allora, come procediamo? Abbiamo dato le misure del rettangolo, le dobbiamo dare le misure del nostro quadrilatero, praticamente del nostro pezzo superiore. Se abbiamo un davanti di 44 centimetri, per creare metà del pezzo di sopra dobbiamo partire proprio dalla metà di questa misura, quindi 44 diviso 2 fa 22, e quindi abbiamo questo pezzo che deve essere 22 centimetri più la parte che si sovrappone. Abbiamo detto che noi sovrapponiamo i pezzi per un totale di 24 centimetri, quindi dobbiamo allungare il pezzo di 12 centimetri, cioè della metà di 24. Quindi 24 diviso 2 è 12, 22 più 12 fa 34. Questo che cosa significa? Che la base, questa parte qua,
di questo pezzo, che lo ritroviamo in questo punto, deve essere di 34 cm e poi deve andare a degradare fino alla parte sulla spalla che sarà circa di 10 cm. Naturalmente l'altezza, nel caso della canotta che sto lavorando io, che è per una taglia piuttosto lunga, è di circa 35 cm. Detto questo, abbiamo le coordinate per creare anche questo pezzo. Per quanto riguarda il dietro, possiamo sia lavorare semplicemente facendo un rettangolo che sia 44x55x60, possiamo replicare l'incrocio anche dietro, nessuno ce lo impedisce, è un bel motivo, oppure si può fare uno scollo a V normale senza sovrapposizione. Io non ho ancora deciso come farò il dietro, perché utilizzerò questo filato che ho comprato in offerta in merceria, di cui ho solo 5 gomitoli, quindi dovrò stare molto attenta a farmeli bastare. Quindi poi farò prima il davanti, che è la cosa che mi interessa di più, e dopo vedrò come realizzare il dietro. Allora, vediamo questo filato, un filato cangiante bicolored, color caffè e beige in sostanza. Allora, è di questa marca che si chiama Madil Made in Italy. Il filato è il Luna Park. Vediamo un po' la composizione. Abbiamo gomitoli da 50 grammi per 140 metri, 90% cotone, 10% poliestere. La casa consiglia di lavorare con un ferro 3,5-4. Noi infatti lavoreremo con il numero 4, perché ho fatto una prova e il punto che devo fare è piuttosto largo, quindi non ci allarghiamo poi ulteriormente con l'uncinetto. Questo è il colore, viene chiamato shade. Allora, a questo punto abbiamo le coordinate del lavoro, il filato da utilizzare. Naturalmente voi potete utilizzare quello che volete, vi ho dato più o meno i riferimenti, cioè 50 grammi, 140 metri, quindi potete scegliere ciò che volete. A questo punto, come dico sempre, bando alle ciance e iniziamo il nostro lavoro. Per ottenere 44 cm con questo filato è necessario avviare 80 catenelle. Ricordatevi che questo punto fantasia che utilizzerò si lavora su un multiplo di 5. Inoltre, visto che mi piace dare un contorno al lavoro, che e quindi il lavoro non finisca direttamente da un lato e dall'altro con il punto fantasia, ma di solito utilizzo una, due maglie alte o quelle che sono le maglie che lavoriamo, farò più 4. Quindi nel mio caso sono 80 più 4, 84 catenelle. Se volete potete avviare le catenelle con un uncinetto di mezza misura più piccolo, una misura più piccola, per tenere il lavoro più frenato. Quindi iniziamo a lavorare. Iniziamo innanzitutto facendo, oltre alle 84 catenelle iniziali, due ulteriori catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta e facciamo una maglia alta. Per tutto il giro, questo primo giro, facciamo maglie alte, quindi arriviamo fino alla fine con filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo a 2 a 2 punti. Lavorate le 84 maglie alte, facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro. Questa catenella sostituisce la prima maglia alta sottostante, per cui non entriamo nel primo punto ma nel secondo, sempre a fare una maglia alta. Abbiamo di fatto due colonnine. Proseguiamo ora filo sull'uncinetto, saltiamo due maglie di base ed entriamo nella terza, dove facciamo una maglia alta. Ancora filo sull'uncinetto nella stessa maglia, un'altra maglia alta, una catenella, e sempre nello stesso punto di base facciamo due maglie alte. Abbiamo in questo modo creato un ventaglietto fatto da 5 punti, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, tutte nello stesso punto, dopo aver lasciato 2 maglie di base non lavorate. A questo punto facciamo una catenella, saltiamo 2 maglie di base così come le abbiamo saltate prima del punto, saltiamo un'altra maglia di base che corrisponde alla catenella che abbiamo creato e praticamente nella quarta maglia di base facciamo una maglia alta e altre due nei punti successivi.
abbiamo un totale di 3 maglie alte precedute da una catenella e anche seguite da un'altra catenella. Lasciamo una maglia di base libera in corrispondenza della catenella, altre due libere perché nel quarto punto entriamo e facciamo di nuovo il nostro ventaglietto fatto da una maglia alta, un'altra maglia alta nella stessa maglia di base, una catenella e altre due maglie di base. È fondamentale ragionare praticamente per gruppi. Questo ventaglietto è fatto da 5 maglie. Anche questo gruppo da 3 è fatto da 5 punti perché abbiamo una catenella che lo precede e una catenella che le seguono, ok? Quindi noi ragioniamo perché su base 5, perché abbiamo gruppo di 5, gruppo di 5, gruppo di 5 e così dobbiamo andare avanti per non sbagliare. A questo punto lasciamo le due maglie di base libere come abbiamo fatto per la parte iniziale, facciamo una catenella, quindi saltiamo anche la terza maglia di base e nella quarta entriamo a fare una maglia alta e poi nelle successive ancora due maglie alte. Facciamo una catenella, saltiamo 3 maglie di base e nella quarta ricominciamo con il nostro ventaglietto fatto di 5 punti tutti nello stesso punto di base. Andiamo avanti secondo questa sequenza fatta da un ventaglietto e da 3 maglie alte fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata alla fine del giro avendo lavorato le 3 colonnine di maglie alte più la catenella. Salto una maglia di base e vado a chiudere il giro facendo 2 maglie alte sugli ultimi due punti. L'ultima maglia alta la faccio proprio entrando nel buchino che si è creato sotto, si è creato avendo lavorato le 3 catenelle iniziali. Facciamo ora ulteriori 3 catenelle per alzare il lavoro e giriamo per iniziare questo nostro secondo giro di punto fantasia. Allora, in realtà noi dobbiamo sovrapporre altre colonnine di maglie alte sulle maglie alte, altri ventaglietti sui ventaglietti, però approfitto per darvi qualche dritta, visto che diciamo lavorando iniziamo allora a lavorare direttamente il giro. Allora filo sull'uncinetto, facciamo una maglia alta sulla seconda perché l'ultima maglia alta praticamente si incolonna con le 3 catenelle iniziali. Abbiamo queste 3 colonnine e dobbiamo fare altre maglie alte, quindi facciamo una catenella di separazione e io vi consiglio, per incolonnare perfettamente le maglie alte di questo giro su quelle del giro precedente, io di non uso entrare sotto la maglia qui, altrimenti la colonnina non mi viene perfettamente incolonnata, ma entro in questo nodino, spero che si veda questo nodino che si viene a creare proprio sopra la maglia alta, in questo punto. In questo modo io ho delle maglie alte che si incolonnano perfettamente. Guardate, filo sull'uncinetto, entro nel nodino che si crea sulla maglia alta e vado avanti. Guardate, invece di entrare qui, perché la colonnina della maglia alta mi verrebbe un po' disallineata, io entro in questo nodino, guardate, che si crea proprio sulla maglia alta. Una catenella e ora proseguo il mio lavoro sul ventaglio. Il ventaglio è molto semplice, filo sull'uncinetto, entriamo nel buchino che si è creato grazie alla catenella di separazione e facciamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e abbiamo creato il nostro nuovo ventaglio. Dopodiché proseguiamo a creare le colonnine facendo prima una catenella e poi, come vi ho spiegato, se volete entrate sul nodino, quindi nella maglia alta, non dove entriamo di solito ma sul nodino, e fate altre 3 maglie alte. Si prosegue per tutto il giro in questo modo
incolonnandosi esattamente, quindi ripetendo, diciamo così, esattamente i punti che abbiamo fatto nel giro precedente. Nel prossimo giro invece cambieremo leggermente la lavorazione. Siamo arrivati alla fine del giro, in questo caso finiamo con il ventaglietto. Avendo una base 5 il ventaglietto, per entrare nelle ultime due maglie alte non dobbiamo fare nessuna catenella, quindi direttamente filo sull'uncinetto, prima maglia alta e seconda maglia alta. A questo punto 3 catenelle, giriamo il lavoro e dobbiamo invertire le lavorazioni, cioè dove abbiamo fatto i ventaglietti faremo le 3 colonnine di maglie alte, dove abbiamo fatto le 3 colonnine faremo i ventaglietti. Allora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda maglia a fare la maglia alta sovrastante, ancora una catenella in questo caso, perché il nostro gruppo di 5 punti ora è fatto dalle maglie alte, dalle colonnine 3. Saltiamo una maglia di base, entriamo nella seconda e facciamo una maglia alta, un'altra maglia alta all'interno della catenella che abbiamo lavorato come separazione e ancora un'altra maglia alta nel punto successivo. Una catenella ci fa chiudere il gruppo da 5. Passiamo oltre, ora dobbiamo fare il ventaglietto sopra la maglia alta, su quella centrale. Anche in questo caso io non entro sotto la maglia, ma entro nel nodino. In questo modo me la troverò, questo gruppo, questo ventaglio, me lo troverò proprio esattamente al centro. Quindi faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ho già creato il mio primo gruppetto, ecco qua, la mia prima sequenza di maglie alte e ventaglietto. Proseguiamo facendo una catenella di nuovo sulla. Ora a questo punto, dovendo lasciare libere anche le maglie che dobbiamo lasciare libere perché abbiamo fatto il ventaglietto, facciamo direttamente così, filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia alta del ventaglietto del giro sottostante e facciamo una maglia alta. All'interno del buchino che è dato dalla catenella di separazione facciamo la seconda maglia alta e la terza la facciamo nella maglia alta successiva, in questo modo una catenella. Ora dobbiamo fare di nuovo il ventaglio, dove lo andiamo a fare sulla seconda maglia alta nel buchino che sta sopra, nel nodino che sta sopra la maglia alta, la seconda maglia alta, e facciamo il nostro ventaglio. Ecco i nostri 5 punti che completano il ventaglio. Per riepilogare, allora, le 3 maglie alte vengono fatte sulla seconda maglia alta del ventaglietto del giro precedente, sulla catenella e sulla terza maglia alta. Il ventaglio invece lo facciamo sopra la seconda maglia alta del giro precedente. Io preferisco entrare in quel nodino che vi ho detto che si crea sopra la maglia e non direttamente nella maglia, per non disallineare il lavoro. Allora, per quanto riguarda il prosieguo, dobbiamo arrivare fino alla fine del giro. Ripeteremo un altro giro in cui i ventagli si sovrappongono ai ventagli e le colonne si sovrappongono alle colonnine di maglie alte, e poi ricambieremo, cioè facciamo sempre 2 giri uguali e poi cambiamo e invertiamo la lavorazione. 2 giri, 2 giri, 2 giri e 2 giri, dobbiamo fare un totale di 15 giri per raggiungere circa 20 cm, dopodiché ci rivedremo perché dovremo cambiare la lavorazione in quanto siamo arrivati sotto al seno. Finiti i 15 giri di punto fantasia, iniziamo il nuovo giro facendo 2 catenelle. Giriamo il lavoro e a partire dalla prima maglia, in questo caso, facciamo tante maglie basse quanti sono i punti sottostanti.
quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia sottostante e tiro via tutto. Mi devo trovare alla fine 84 punti di maglie mezze alte. Finito il giro di maglie mezze alte, facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e iniziamo un altro giro nello stesso modo. Tenete presente che dobbiamo fare un totale di 4 giri a maglie mezze alte, quindi faremo questo che è il secondo più altri 2. Dopodiché ci rivedremo per iniziare a lavorare la parte superiore del davanti. Ho finito di lavorare i 4 giri di maglia mezza alta. Che cosa ho fatto? Da questo lato del lavoro devo iniziare il nuovo giro. Ho segnato 34 centimetri, così come avevamo detto nell'anteprima, dove abbiamo spiegato un po' di punti di riferimento per il lavoro. In particolare devo mantenere il multiplo di 5 più 4 maglie, quindi io ho segnato 54 maglie. Inizio normalmente a lavorare il punto operato come fatto in precedenza, quindi creando le 2 maglie alte all'inizio e le altre 2 maglie alte alla fine, con una particolarità, che lavorerò in costa davanti. Vediamo, allora facciamo le 2 e 3 catenelle per iniziare il lavoro, saltiamo la prima maglia, iniziamo ora a lavorare da questo lato. Allora, non dobbiamo entrare sotto al punto, visto che dobbiamo lavorare in costa, non entreremo sotto il punto, ma entreremo nella metà, quindi da sotto sbuchiamo al centro, poi dopo vi farò capire perché. Allora, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella metà del punto e facciamo la seconda maglia alta nella seconda maglia sottostante. Visto che dobbiamo continuare con gli archetti, lasciamo 2 maglie libere, entriamo nella terza, sempre nella metà, e facciamo la prima maglia alta. La stessa cosa facciamo con la seconda, sempre nello stesso punto, la catenella e altre 2 maglie alte. Abbiamo fatto il primo archetto nella metà del punto. Vi faccio rivedere. Una catenella, saltiamo 3 maglie di base, andiamo nella quarta, entriamo prendendo mezzo punto, in questo modo, e facciamo una maglia. Guardate, io entro sotto il punto e dal sotto esco nella metà del punto, non attraverso tutte e 2 le maglie, ma solo una. Andiamo avanti, quindi lavorando in costa davanti, facendo 3 maglie alte nei 3 punti successivi, una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie, nella quarta andiamo a fare il prossimo archetto. Arriviamo praticamente fino al marcapunti. Ho eseguito il mio ultimo gruppo da 3, faccio una catenella e negli ultimi 2 punti, sempre in costa, chiudo facendo le mie 2 maglie alte. A questo punto faccio 3 catenelle e giro il lavoro e riprendo a lavorare seguendo la sequenza, così come sarebbe venuta facendo 2 righe uguali, quindi questo qui, questo che ho appena eseguito, corrisponde all'ultimo. Ora dobbiamo cambiare, quindi dopo aver fatto le 3 catenelle facciamo la seconda maglia alta. Questa volta non lavoriamo in costa, non ce n'è più bisogno. Filo sull'uncinetto, al centro facciamo una maglia alta e le altre 3, così come abbiamo imparato, divise dalla catenella in modo da formare il ventaglietto. Andiamo avanti così fino alla fine, rispettando, come vi ho detto, la sequenza come in precedenza.